situazione degli idraulico-forestali si trascina da tanto, troppo tempo. Al momento qual è l'ostacolo che impedisce di risolvere questo problema? Io penso che l'unico ostacolo che veramente c'è in questo governo di Caldoro, della regione Campania, purtroppo da 5 anni, come giustamente diceva lei, si trascina da troppo tempo questa vertenza che purtroppo non si vede soluzione. Io penso è soltanto una questione di volontà politica, perché rispetto a quando si è insediato questo governo Caldoro, e parliamo del 2010, distanza di 5 anni lo possiamo dire, loro avevano detto che rispetto a quello che avevano trovato c'erano stati dei disastri, e noi su questo non entriamo nel merito, però rispetto a questo disastro c'era un'azione di questo governo Caldoro della regione che doveva mettere in sicurezza il settore. Questa sicurezza partiva da una riforma e dopo l'aspetto finanziario veniva successivamente, non per secondario, per problemi diciamo appunto economici, ma era soltanto un aspetto che veniva successivamente a quando il settore veniva messo in sicurezza con una riforma. Bene, noi a distanza di 5 anni, come dicevo, questa riforma non c'è stata, ci sono sostituito la mentolata, adesso la Nugnes, e su questa questione che partiva e va ribadito, partiva da un riordino, non c'è stato. Non c'è stata volontà, c'è stato un confronto, diciamo, ci sarà anche una proposta fatta dall'organizzazione sindacale messa là sul tavolo e consegnata all'assessorato, che non è stata proprio assolutissimamente messa in discussione o affrontata sulla cosa, sul confronto, che ci può essere anche un confronto e scontro sulla questione, però questo non c'è stato, senza farci capire dove poteva essere la loro volontà di portarci. Io penso che la loro volontà di portarci, e questo perciò dicevo una volontà politica, di quello di far rassegnare gli operai forestali, ma questo non succederà, ne può star sicuro che non succederà. Il problema principale per gli idraulico forestali è forse la mancata programmazione forestale da parte della Regione Campania, non tanto le risorse. Anche le risorse sono fondamentali, perché hanno famiglia a casa e non possono più stare così. Il governo Caldoro sono 4 anni, questo è il 5° anno che ci promette giustamente retribuzioni e un piano per la forestazione. Per il 2015 non c'è nessun straccio di nessun modo sulla futura programmazione. C'è qualche comunità montana che addirittura ha avuto un decreto, cioè firmato un decreto a ottobre del 2014 e ad oggi non sono ancora arrivati i soldi. Diciamo che per i soldi possiamo ancora aspettare, ma non penso che 2.400 famiglie non resistono più ancora più di tanto. Però per il futuro non c'è niente per il futuro e siamo preoccupati più che mai, perché ovviamente fin quando c'è stato uno straccio di un programma, i lavoratori, anche se dovevano avere qualche risorsa, potevano aspettare, ma adesso è buio totale, sia sulle risorse che sulla futura programmazione, che non c'è niente. E i lavoratori stanno molto, ma molto, molto incazzati, perché adesso basta, anche con la Regione Campania, che di volta in volta ci rinvia, adesso vogliamo cose serie e fattibile, ma soprattutto per un luogo, perché non c'è niente, sono 2.400 famiglie che in una zona come nostra, nella provincia di Salerno, già così bistrattata su quella disoccupazione, mettiamo altre 2.400 famiglie, stiamo proprio allo sfascio. È un problema che si trascina da tanto tempo, come potrebbe essere risolto questo degli idraulico forestali? Voi cosa chiedete alla Regione Campania? Ma intanto noi chiediamo che ci sia una riforma della legge. Dal 2006 questa è una legge che è scaduta e non è stata più rinnovata, quindi manca il meccanismo di gestione del sistema forestale. Non solo, ma manca anche una politica regionale di che cosa si vuole fare di questo settore. È un settore che ha grandissime potenzialità. Se noi pensiamo che il 50% della proprietà è pubblica, dei boschi, e non è gestito in modo produttivo, e così ogni comune singolarmente fa la propria gestione del bosco mettendo nei propri bilanci le somme per i tagli. Non funziona, è un meccanismo vecchio, non funziona. Bisogna creare un sistema vero che crea ricchezza e che crea produttività, tenendo conto anche praticamente del dissesto idrogeologico. Ci vuole una legge innovativa. Questo governo regionale non ha fatto questo. La verità è che da 4 anni si trascina dietro una gestione, un modo di gestire le risorse pubbliche, i fondi europei, in modo burocratico
che ha portato praticamente alla fame questo settore. Questa è la verità, è evidente sotto gli occhi di tutti. Noi chiediamo con questa iniziativa di mettere al centro la forestazione, ma non solo la forestazione. Se noi parliamo di quello che ha fatto questo governo per il settore agroalimentare, ma il settore dell'agricoltura in genere, non c'è una politica di sviluppo nel territorio. Questo è un settore primario, ma a parole. Nei fatti poi la politica non lo fa. Io credo che è arrivato il momento di dire basta, di iniziare, di sedersi, di iniziare veramente a fare una programmazione seria del territorio, in modo corretto, coerente, con quelle che sono le indicazioni della Comunità Economica Europea. Dobbiamo smetterla di riempirci la bocca, di fare bei convegni e senza essere, voglio dire, produttivi. Noi dobbiamo avere la capacità di promuovere sviluppo, ma di promuovere sviluppo e lavoro vero. In questo settore si può fare, soprattutto nelle aree interne che sono abbandonate e che vivono una situazione di spopolamento. Questo potrebbe essere veramente l'unico settore che può trainare e consolidare praticamente gli abitanti nei piccoli paesi, nei piccoli comuni che vivono un degrado e uno spopolamento che ormai è diventato un cancro di questi piccoli paesi, di queste piccole realtà. Allora, buongiorno, Napoli Amedeo, CISL Salerno, Comunità Montana, zona Irno Solofra. La situazione è drammatica, noi ad oggi dobbiamo avere 18 mensilità, ma più quello che ci preoccupa è del futuro. Futuro che ancora non c'è niente, non sappiamo su che stiamo lavorando e non sappiamo quale sarà il nostro futuro. Quindi noi invitiamo tutti i lavoratori della provincia di Salerno di scendere in piazza il 12 a Salerno per fare una grande manifestazione, per poi andare il 18 a Napoli. E mandiamo anche un messaggio a Caldoro: Caldoro, non venire nei nostri territori della Irno Solofrana, perché non ti facciamo parlare, che non sei degno di venire qua. Dopo quello che ci hai fatto, posso dire pure oltre che i forestali della Irno stanno con De Luca, perché De Luca anche 5 anni fa già aveva progetti per la forestazione ed è l'unico che ci ascolta e che ci può risolvere i problemi. Dopodiché invito tutti, ma veramente tutti, a venire a Salerno a manifestare il 12 per una grande manifestazione davanti alla prefettura per gridare forte il nostro disagio. Vi aspetto tutti a Salerno il 12.